Ma questo non è un mio libro, è il libro di mia figlia, ma siccome ha avuto un'emergenza, ha dovuto scappare a Berlino, io sarei stato molto più defilato, ma sono qui in veste di sostituto. Quello che è successo è che l'editore Aliberti l'ha chiamata, perché ha visto delle sue tavole, le ha chiesto di fare un saggio, lei lo ha fatto, gli è piaciuto molto, e poi ha chiamato me e mi ha chiesto se poteva utilizzare come base un racconto che io scrissi per lui, La bellezza di, mi sembra, 17-18 anni fa, e che si chiamava Bagradas o Bagradas, secondo come lo pronunciamo. Ed è così che è nata la cosa, ma io non ci ho messo assolutamente niente, ho lasciato il permesso di utilizzare il mio racconto. Qui farò un discorso ovviamente diverso, soprattutto il discorso delle fonti, far capire ai ragazzi che cos'è questo enigma ancora insoluto e che cosa dicono le fonti e come mai se ne sono occupate per la bellezza di 8 secoli.